nell'episodio precedente. Buongiorno! Manca Naya perché ieri, dopo quella giornata passata in spiaggia, quell'oretta e mezza passata in spiaggia, siamo tornati in camper e Naya non stava tanto bene. L'abbiamo caricata in camper e ci siamo diretti verso la prima clinica, nonché l'unica aperta, visto che era sera. Hola, hola! Hola, hola! Con qualche oretta di anticipo stiamo andando a recuperare la bambina. Vai, vai, che ci siamo. Dov'è? Dov'è Naya? Dov'è Naya, amore? Sono Vabbè, abbiamo salutato il mio fratellone Sara e Diego. Ci rivedremo più là, sicuramente ci rivedremo. Però vabbè. Chiudiamo l'argomento, apriamo l'argomento viaggio. Come sapete, da oggi inizia veramente il nostro lungo, speriamo veloce, viaggio di rientro. Diamo il via ufficialmente. Siamo fortunati perché oggi, tra l'altro, è una giornata completamente nuvolosa, quindi non fa caldo. Cercheremo di macinare quanti più chilometri possibile. Adesso la prima tappa sarà circa 40 km da qui, perché ci fermeremo a Fasinas, vicino Tarifa, dove è presente un'area di scarico che tra l'altro avevate visto in alcuni dei video quando ancora eravamo in Andalusia, quindi lì caricheremo e scaricheremo l'acqua. E finalmente laveremo anche il nostro bagno. Nautico, perché se vi ricordate alle Canarie non si riusciva a risciacquare il nautico. E da lì, da Fasinas, faremo strada. Per adesso abbiamo passato tre tappe in base a quanta energia avremo. Prima Motril, quindi per intenderci sulla costa di Granada, subito sotto Granada. Poi dalle parti di Almeria e, se riusciamo, nella zona di Murcia. Vedremo quanta strada macineremo oggi, andremo per tappe. E certo, amore, comunque non... Si è rotto anche questo cavo. Vabbè. Sarà il sesto che compro. Nulla, dai, facciamo strada? Sì. Iniziamo. Anzi no, che tu vuoi? Partiamo, dai. Uno, partiamo. Due, tre, via. Un'altra cosa che non vi abbiamo detto, praticamente noi faremo tutto il viaggio di rientro via terra, quindi taglieremo la Spagna e la Francia fino ad arrivare appunto dalle parti di Milano, quindi rientrati in Italia. Per farlo però abbiamo scelto di percorrere, quantomeno per la Spagna, la strada costiera, perché chi è già rientrato prima di noi, tipo Kat e Fede, Monica e Jack, hanno già fatto il loro viaggio di rientro, e anche in base alle previsioni meteo che abbiamo visto, è stato fortemente consigliato di evitare le strade che corrono nell'entroterra, perché c'è più o meno un'escursione termica, una differenza termica di quasi tra i 5 e i 10 gradi in base alle giornate, quindi la costa è molto molto più fresca, per cui faremo quantomeno per la Spagna tutta la strada costiera, che è la stessa che abbiamo fatto quando all'andata abbiamo percorso il sud della Spagna per poi imbarcarci per le Canarie. Quindi faremo tutto il sud della Spagna lungo la costa, in modo da ripararci un po' dal caldo, che sarà il vero grande nemico di questo nostro viaggio di rientro. Adesso comunque mancano 8 minuti, così mi dice il navigatore, e dovremmo essere già arrivati a Fasinas. Qui siamo in una zona bellissima, tra l'altro Fasinas è un'area che mi ricordo benissimo, un'area servizio, ci ricordiamo benissimo perché è una bomba, c'ha il carico dell'acqua con una pressione altissima, insomma è una bella area dei servizi, piccola ma funzionale. E adesso vi godete un attimino questo paesaggio, noi ce lo ricordiamo ancora, era un po' più verde all'andata, adesso un po' più scarno, brullo. E nulla, dai, ci aggiorniamo a breve. Ce l'eravamo dimenticati, la sensazione di poter fare un bello scarico con acqua corrente insieme allo scarico, insomma, a Fuerte da una parte facevi l'acqua, dall'altra scaricavi. Beh, bella bella bella. Adesso però si inizia a fare sul serio, perché veramente dopo questa piccola pausa, dopo 40 km, adesso iniziamo a telare e a dar dritti, quindi da adesso si inizia a fare sul serio. Purtroppo fa caldino, si è riscoperto il cielo.
Vabbè, diciamo che avremo di navigazione ancora 4 ore. Sì, prima di fermarci. Sì. Facciamo un'oretta, poi ci fermiamo. Speriamo in un posto all'ombra, perché anche per Coco e Naya viaggiare col caldo è un po' difficile, oltre che per noi. Quindi sì, tra un'oretta ci fermiamo, mangiamo un paninetto e poi ripartiamo. E partiamo pure da subito, sto sudando. Via. Abbiamo fatto una pausa, perché inizia a fare troppo caldo per Coco e Naya. Siamo fermati nel parcheggio del McDonald's qui a Marbella. L'obiettivo è sempre quello di arrivare a Motril, ma probabilmente oggi faremo almeno una cinquantina di chilometri in più fino a spingerci un po' più in là di Motril, vedremo dove ci fermeremo. Fa caldo oggi, però neanche troppo, bisogna essere sinceri, non fa caldissimo, cioè caldo, però ovviamente per Coco e Naya è amplificato. Quindi nulla, adesso stiamo facendo un paninetto. Il mio è terminato. Facciamo sto paninetto e poi ci rimettiamo in marcia. Vabbè, pausetta terminata, adesso ci rimettiamo in marcia. Anche perché i chilometri totali che ci separavano da Huelva all'Italia, quindi per intendere c'è 20 miglia, erano circa 2500. Ne abbiamo percorso per adesso 474. Oggi ne abbiamo da percorrere ancora 224. Quindi insomma, 2 ore e tre quarti di strada. Arriveremo intorno alle 6 probabilmente. Comunque, niente, dai, terminata la posetta, ci rimettiamo in marcia. Una piccola curiosità sulle autostrade spagnole. Allora, all'andata abbiamo praticamente attraversato la Spagna facendo autostrada e non abbiamo mai pagato il casello. Erano tutti aperti, si passava senza pagare assolutamente niente. Adesso noi non diciamo che vogliamo tutto gratis, vogliamo che ci venga regalato tutto, però fatalità, adesso in alta stagione hanno messo una tassa sul turismo e in un centinaio di chilometri che abbiamo appena percorso abbiamo già passato 3 caselli. Il primo abbiamo pagato 5 euro, nel secondo 4, 6 e 8. Quindi adesso non so cosa ci aspettiamo, magari il prossimo ne paghiamo 15, chissà, boh, però è tornata a pagamento, forse lo fanno per l'alta stagione, non lo sappiamo, però fatto sta che abbiamo notato questo piccolo cambiamento. Le apprezzavamo tanto queste strade spagnole perché non si pagavano e invece adesso si paga. Arrivati a Palermo e stiamo cercando parcheggio in questa via, praticamente di fronte, anzi di fianco al mare. Praticamente siamo, è molto bello, siamo andati un po' oltre Motril, circa 50 km oltre, ma un po' prima di Almeria, quindi ci troviamo un po' a metà strada tra Motril e Almeria. Questo paese qui, Palermo, un po' dimenticato da Dio, perché sono presenti soltanto serre intensive per praticamente centinaia di chilometri, e
niente peggio questo lungomare. Qua trascorreremo solo una notte. Adesso cerchiamo di capire dove ci fermiamo. Comunque siamo attaccati qui al mare praticamente. Ma trascorreremo una notte e anche praticamente tutta la giornata di domani, sì. Perché l'idea è quella di ripartire la sera per evitare le ore caldissime della giornata, quindi magari le passiamo qua in spiaggia e poi si riva. Però praticamente abbiamo il mare a al portata di mano, 8 metri, non so. Sento la sabbia. Dove le pongo? In fondo? Sì, vai in fondo, vai. Nascosto. Che qua tra l'altro non c'è ombra di camper, non se ne vede neanche uno, che non so se possa essere una cosa positiva o se magari stasera arrivano e ci dicono di andar via. Speriamo di no, eh? Speriamo di essere gli unici. Ma secondo me in questo paese là non c'è neanche la pulizia, non so. Ci mettiamo tipo là. Ok, comunque finalmente siamo arrivati. Intanto vi faccio vedere un po' meglio dove ci siamo parcheggiati intanto dall'interno del camper. Scusate. Allora lì c'è Daria con Coco e Naya che stanno facendo la pipì. E quello è mare. Saranno da qui davvero 10 metri, esagerando. Ma io adesso scendo un attimo giù, vi faccio un occhio qui intorno. Ma comunque siamo sul lungomare lunghissimo, intorno praticamente non c'è più nulla se non serre dall'altra parte. E come vi dicevo siamo a Palerma, siamo appunto a metà strada tra Motril ed Almeria. E temperatura calda ma gradevole. Non escludo che, visto che sono le 17.35, probabilmente vado a fare anche un bagnetto adesso. Birretta e poi ci riposiamo un attimo perché anche d'aria. Ma sicuramente io mi sento cotto. Sono cotto perché comunque sì, temperature gradevole ma faceva caldo. È da stamattina dalle 10:30 che siamo per strada, quindi boh, mi sa che vado a fare un bagnetto, una doccina e una birretta. Nel frattempo c'è Naya con Coco, con il pastore lì. Siamo di nuovo ai posti di combattimento. Daria appena rientrata che ha portato un attimino fuori Coccanaia. Noi salutiamo Palerma, mi viene sempre da dire Palermo, Palerma, questa spiaggia che ci ha ospitati per una notte. Motore acceso e ci rimettiamo in viaggio. Verso dove? Faremo quanto? Poco meno di 200 km. Torniamo, ve lo dovreste ricordare quantomeno se ci seguite per un po'. Comunque da un po' andiamo a Playa de la Ros. Sì. Playa de la Ros, che è una playa dove eravamo rimasti diversi giorni da soli, però. Però era inverno, sì. Adesso la vedremo d'estate. Da là abbiamo visto una delle più belle albe. Forse è la più bella alba che abbiamo mai visto. Sì. E siamo felici di tornare. Sì, tra l'altro è, ripeto, non di tanto distante da qui, dovremmo fare un pieno di gasolio. E però lo vedrete, o per chi se lo ricorda già lo sa. È una zona attaccata alla spiaggia, cioè attaccata al mare, ampissima, almeno questa è l'esperienza quando c'eravamo stati l'ultima volta noi, è stupenda. Quindi, che famo? Si va, se no che non mi è arrivata l'immagine, quindi si va! No, no, due volte devo andare. Vabbè, e partiamo! Thank you.
Adesso stai attento quando esce. 5,50 euro. 5? Vai, paga. Ciao bambino, tu controlli? Ve lo ricordate? È questo l'ingresso. Ma la gente, guardate il camion. L'obiettivo è pulito. Sì. Guarda che se ne vanno tutti. Ciao ciao belli. Ciao belli.